Привет! І добро пожаловать на канал Сідсультубо. Доброго дня! Ласкаво просимо до каналу Сідсультубо. Ciao, benvenuto sul mio canale Сідсультубо. In questo video voglio affrontare un tema che deve essere particolarmente caro a molti degli iscritti a questo canale, ma anche no, appassionati di Russia, a volte anche eccessivamente appassionati, in modo eccessivamente fervente. Mi è capitato spesso di sentire fra chi non ha studiato il russo e però ama tanto la Russia che vabbè, ma l'Ucraina non ha nemmeno una lingua sua o l'ucraino è semplicemente un dialetto del russo. In questo video vorrei sfatare insieme a Toshio TV questo mito sulla lingua ucraina. Facciamo alcuni esempi per capire in che modo si distinguono la lingua russa e la lingua ucraina. Incominciamo con esempi dal campo lessicale. Не понимаю significa non capisco, ma in ucraino si dice Не розумію. Questo è per fare un esempio di quanto le parole siano diverse in russo e in ucraino. Un altro esempio sono, giusto per farne uno qualsiasi, i mesi, che sono completamente diversi in russo e in ucraino. In russo, январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. Січень, лютий, березень, квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень. E ancora per fare un esempio di parole che sono completamente diverse tra di loro: minuto, ora, anno, minuta, час, год. Хвилина, година, рік. E adesso passiamo ad esempi di grammatica. Nella grammatica russa la forma passiva si realizza in questo modo. Prima c'è il pronome personale soggetto e poi c'è una forma abbreviata del participio passato passivo. Per esempio, lei è in arresto, in russo si dice «Вы арестованы». На українському ми говоримо ось так: вас заарештовано. Passiamo ad alcuni esempi dal campo della fonetica. In ucraino ci sono dei suoni che non ci sono in russo. In ucraino esiste il suono «г», come ad esempio nella parola che significa soldi, гроші. Il suono «г» tuttavia si può trovare anche in russo, però attenzione, non è un suono che appartiene alla lingua russa standard, è un suono che si realizza nei dialetti sud-occidentali della Russia, cioè in quelle zone più vicine ai territori ucraini. A me è capitato di sentire questi suoni quando ho vissuto per un breve periodo a Rostov-sul-Don, cioè lì al posto di «gavarit» capita di sentire «gavarit», al posto di «gramadny» capita di sentire «gramadny». Anche se questo suono si può sentire nei territori sud della Federazione Russa, ufficialmente non esiste e nelle scuole non ci dicevano niente su questo suono e si considerava meno colto. Differenze dal punto di vista della realizzazione della lingua nella sua forma scritta. Entrambe le lingue si scrivono con l'alfabeto cirillico, ma in ucraino ci sono delle lettere in più che servono a rappresentare dei suoni che non ci sono in lingua russa. Le lettere sono queste. Як можливо казати, чи людина з Росії чи з України? Come si può dire se una persona viene dalla Russia o dall'Ucraina? I russi non possono pronunciare il suono «ц», come ad esempio nella parola «паляниця». Un paio di anni fa abbiamo girato un video dove Sidney prova di pronunciare alcuni suoni e parole molto difficili da pronunciare. Guardatelo qua.
E adesso facciamo una parentesi per quelli di voi che non hanno ben chiaro come distinguere una lingua da un dialetto e perché ci ho tenuto tanto a farvi vedere le diverse differenze, anche se in maniera un po' random, sui diversi livelli della lingua. Perché un punto essenziale per distinguere una lingua dall'altra è che queste due lingue devono essere non mutualmente intelligibili. Capiamo innanzitutto che se approfondiamo la storia di un paese e la storia della lingua di un paese, scopriremo che ogni lingua in realtà non nasce come lingua ufficiale e quindi sotto la protezione di una bandiera, ma nasce come dialetto di un'altra lingua. Da questo punto di vista, così come il napoletano, il veneziano e altri vari dialetti d'Italia sono erroneamente considerati dialetti, perché piuttosto che varianti regionali di una lingua, sono lingue sorelle che si sono sviluppate parallelamente alla lingua italiana, allo stesso modo il russo e l'ucraino sono entrambi dialetti di un predecessore. La verità è che le lingue russa e ucraina vengono da un solo antenato, l'antico slavo orientale, древнерусский язык, così si dice in russo, che è la lingua che si parlava nella Rus di Kiev, o, come dicevano le persone che ci abitavano, Ucraina, cioè il paese. Un altro fenomeno che ha a che fare con la lingua ucraina è il Surzhyk. Il Surzhyk non è una lingua ufficiale, è un miscuglio di russo e ucraino. Una cosa che spesso accade anche con quei dialetti italiani che noi erroneamente chiamiamo dialetti, in cui è possibile mischiare le due lingue. Ed è possibile anche, e questo si verifica in molti casi, fare una domanda in russo e ricevere una risposta in ucraino, o viceversa, fare una domanda in ucraino e ricevere una risposta in russo, o cambiare continuamente da una lingua all'altra e mischiare sui vari piani lessicale, grammaticale, fonetico le due lingue. Molto importante, ma allora che cos'è un dialetto? Io sono in grado di parlare in italiano mantenendo neutra la mia pronuncia, perché ho studiato recitazione e quindi sono in grado di neutralizzare la mia pronuncia, e anche in quanto insegnante di italiano per stranieri sono in grado di neutralizzare il mio lessico in modo che la mia lingua sembri la lingua italiana standard. Ci sarebbe tutto un discorso da fare sulla lingua italiana standard. In realtà, quando io parlo nella mia parlata locale, anziché "che spreco" dico "che spreco", anziché "tagliando del parcheggio" dico "grattino", tante altre parole le cambio prendendo parole dal dialetto napoletano, io sto usando il dialetto campano, cioè una variante regionale dell'italiano. Allo stesso modo il Cockney, per esempio, per gli inglesi non è una lingua diversa, ma è un dialetto del British English, mentre una lingua diversa e non un dialetto è il Welsh, cioè il gaelico. Allo stesso modo il russo e l'ucraino sono due lingue completamente diverse. Per concludere, qualunque sia la preferenza per la Russia o per l'Ucraina, che io credo che non dovreste avere, per quanto il russo sia definito da Turgenev «Veliki i magucci ruski yizik», cioè «grande e potente», tutte le lingue sono altrettanto «velikie i magucce», cioè altrettanto «grandi e potenti», perché ci permettono di comunicare, di creare mondi e veramente di fare cose grandiose e anche pericolosissime. Pensateci quando, con i vostri pregiudizi, spesso provenienti da opinioni politiche non necessariamente adeguatamente informate, credete o vi convincete che una lingua sia meno degna di un'altra, o addirittura arrivate a negare l'esistenza di lingue o magari anche di dialetti che esistono e che, in quanto danno una voce alle persone che le parlano, sono colmi di dignità. Якщо тебе подобається це відео, понравилося, поставь лайк. Якщо ти ще не зробив, підпишись на канал. І в коментарях не забудь розказувати нам, на якому язикі ти розмовляєш. Пока-пока.